Ciao a tutti, oggi preparerò con voi un classico della cucina italiana. Una ricetta molto semplice, salsiccia, patate e peperoni, che se fatta nella giusta maniera verrà veramente buona, buona, buona. Iniziamo subito. Per prima cosa andiamo a forare la salsiccia, che così in cottura rilascerà il grasso. Non tantissimi fori. 4-5 su ognuna. Forate le salsicce, mettiamo dell'olio extravergine di oliva in padella, lasciamo a fiamma media, aggiungiamo le salsicce in padella, mettiamo un bicchiere d'acqua, copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere fin quando l'acqua non si asciugherà. Andiamo avanti mettendo in una tazzina dell'olio extravergine di oliva. Aggiungo uno spicchietto d'aglio che taglio a pezzetti e vado a mettere in frigorifero. Ho già lavato i peperoni sotto abbondante acqua corrente, li ho aperti e sempre passandoli sotto acqua corrente fredda ho tolto anche i semini e li ho puliti internamente. Ora li taglio a pezzetti grossolanamente. Una volta tagliati tutti, li trasferiamo su un canovaccio pulito ed asciutto e li asciughiamo per bene tamponandoli. Come vedete, le salsicce stanno andando. Adesso metto dell'olio extravergine di oliva in questa piccola wok. Faccio scaldare l'olio, che come vedete dovrà essere abbondante, e quando l'olio sarà caldo mettiamo i peperoni. Andiamo avanti sbucciando le patate. Mi raccomando, aiutatevi sempre con un pelapatate perché io ritengo che tagliando con il coltello buttiamo via un bel po' di prodotto. Invece con il pelapatate togliete giusto l'essenziale della buccia. Sbucciate tutte le patate, come vedete le ho messe in uno scolapasta, adesso le vado a sciacquare sotto abbondante acqua corrente fredda. Una volta sciacquate le patate, le tagliamo a pezzetti e le mettiamo in una boule piena d'acqua fredda. Una volta tagliate tutte, le andiamo a passare sotto acqua corrente fredda fin quando l'acqua non diventerà limpida. Adesso nel canovaccio in cui abbiamo asciugato i peperoni, facciamo la stessa cosa con le patate e le asciughiamo per bene tamponandole. Mentre cuociono i peperoni, trasferisco le salsicce in una padella più grande senza portarmi dietro grasso rilasciato ed olio. Quando i peperoni saranno belli dorati, li trasferiamo con la schiumarola nella padella con le salsicce. Una volta trasferiti tutti, nello stesso olio friggiamo le patate. Ed è questo un altro dei trucchi, insieme all'olio all'aglio che abbiamo preparato prima, che renderà questo piatto ancora più gustoso. Quando le patate saranno belle dorate, le togliamo sempre aiutandoci con una schiumarola e le trasferiamo in padella insieme alle salsicce ed ai peperoni. Messe le patate, regoliamo di sale. Accendiamo a fiamma dolce, mescoliamo, aggiungiamo adesso il nostro olio all'aglio che ho appena tolto dal frigorifero, un'altra veloce mescolata, adesso copro con il coperchio e a fiamma dolce faccio cuocere per una decina di minuti. Passati una decina di minuti possiamo spegnere ed impiattare. Guardate che bel piatto, un profumo, non potete avere idea. Assaggio insieme a voi, prendo un po' di salsiccia, un peperone e una patatina. Che bontà! Fate queste salsicce con patate e peperoni. Fatemi sapere tramite i commenti che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!